grazie. Secondo me, se tu mettessi una vasca d'acqua con la spinta, il premio al miglior chef, e ce n'erano 10 candidati dai qualche nome, esatto. Diciamoli tutti. Dai, li dico tutti. I candidati erano Bruno Barbieri, Massimiliano Alaimo, Carlo Cracco, Massimo Bottura, Davide Oldani, Maurizio Santin, Davide Scabini, Morano Cedroni, Igre Scorelli e Nicola Cavallaro. E il vincitore è? E il vincitore chi sarà mai? Ma chissà, l'abbiamo qua per caso, Massimo Bottura. Possiamo il premio? Non lo sapevi? No. No, lui no, noi sì. Noi sì, tu no. Per questo ti abbiamo fatto ritardare la partenza. Al quinto posto Oldani, poi Santin, Barbieri e Cracco. Esatto. Hai battuto Cracco, eh? Vuoi rilasciare una dichiarazione? Cioè il blog ha battuto la televisione, grande. Bravi, bravi, bravi. Grazie. Ucci. Aspetta che prendiamo, questo è il... Moleskin edizione limitata e poi il premio. Ringraziamo Mastro 7 che ogni anno li forgia. Bellissimo, grazie. Questo non ce l'avevi ancora? No, non ce l'avevo ancora. Lo mettiamo nel palmarès. C'è anche questa. Ciao. È vero, c'è il gazzatore di Soda Stream per tutti i premiati. Ottimo. Sei felice, vai. Adesso com'è che si chiama? No. Fabio? Fabio? Ha detto sei l'unico che può fare il premio di un gioielliere. Sì. Stupendo averti avuto qua, caro. Grazie mille. Grazie ancora. Bravo. Massimo Bottura. Fabio, è stato grazie. Un onore. Bravo. Allora, recuperiamo le nostre scalette che vola tutto. Vorrei qua. Vorrei dire che la responsabile del fatto che io sono su questo palco con questa voce è lei. Va bene, vabbè. Scusami, ma se non ci sei tu, in macchia nera, Food Awards. Allora, vogliamo dare intanto, noi siamo partiti subito con i premi, qualche voto, nel senso qualche numero. I dati, esatto. I dati. Chi ha votato? Quanti hanno votato? Per i Food Award, che erano un premio separato da quelli che abbiamo premiato ieri sera, hanno votato 14.494 persone diverse e un totale di 130.452 singoli voti. E anche qui pensate che era obbligatorio votare soltanto per 3 categorie, sì. Quindi la passione ha preso, la gente ha votato più o meno per il 75% delle categorie, quindi ci ha messo anche della passione, non ha votato a caso. Ma credo anche che la separazione di questi premi dai premi generali siano anche, come dire, una sottolineatura della passione, sì, che c'è per questo argomento. Noi abbiamo 5 macrotemi alla Blockfest, esatto. Però solo uno di questi ha il suo premio, esatto. Quest'anno, anche perché in genere in un premio solo si vedeva il sangue. Esatto. Tra food blogger, ristoranti, cuochi, chef. Abbiamo dato spazio a tutti. Allora, ripartiamo con la premiazione. Primo premio, il secondo, perché abbiamo anticipato lo chef, miglior presenza social. Dovreste vedere i 10 candidati. Li vedete? Ditemi di sì, se no ve li leggo. Sì, si vedono, le 10 sono. Vabbè, ve le leggo velocemente. Barilla, Kinder Cioccolato, Caffè Zero, Nutella, Estate, Pan di Stelle, Giallo Zafferano, Philadelphia, Heineken e Rio Mare. Al quinto posto, Rio Mare. Al quarto posto, Kinder Cioccolato. Terzo posto per Nutella. Secondo posto per Pan di Stelle e vince Giallo Zafferano. Grazie. Grazie a te, complimenti, ecco che arriva il premio. Poi
felicemente allora, rilasciare una dichiarazione perché no, ti vedo vorrei che ci fosse anche Sonia qua sì, sicuramente, mi dispiace, però vorrei ringraziare tipo la signora Mariangela che ogni giorno commenta le nostre ricette alle 11 di sera, Gaetano che scrive ogni giorno mentre cucina tutti i consigli che vorrebbe. Cioè, ma ci li sono conoscete un sacco, tutti a uno a uno? Li seguiamo sempre, no, ogni giorno rispondiamo a loro e quindi a questo certo, dobbiamo ringraziare loro. Immagino che sia poi una, veramente un link costante, questo è il vostro successo. No, infatti non sono l'unica, ci sono anche le altre ragazze che mi aiutano. Brave ragazze, complimenti anche a Sonia grazie che non è qui con noi, però comunque le porterete l'ennesimo macchia nera. Io non so, ogni volta che vengo qua, quanti ce ne avete? Abbastanza. Abbastanza, vabbè, quando siete pronti per rivenderli ce lo dite. Sì, parte l'asta. E parte l'asta, eccolo grazie qua. Complimenti. Giallo Zafferano, miglior presenza social. Perché non chiami una delle altre? Ce la fai a prendere tutte, se no? Sì, perché c'ha una Moleskine. Una Moleskine, la Soda Stream. Eccola qua. E poi siccome sono candidati in 800 categorie, esatto, probabilmente... dividetevi i premi, state lì, buono intanto. Allora... Per la prossima non gli diamo tutti gli altri premi, ce li no, facciamo, buschiamo tutti. Beh, direi che una Soda Stream è sufficiente, l'altra ce appunto, la prendiamo scusa noi. Allora, prossimo premio, miglior sito wine, e qui si beve. E i 10 candidati erano Three Wine, Cucina e Cantina, Go Wine, Good Makers, Intravino, Slow Wine, Tannico, Vinix, Vino Online e Wine News. Vi dico i primi 5, quinto posto Tannico, quarto posto, io l'ho chiamato Three Wine. Anch'io. Poi ce lo diranno. Perché Trevine non è... No, no. Terzo posto per Intravino, secondo per Cucina e Cantina e vince Slow Wine. Chi c'è di Slow Wine? Nessuno. Si aggiunge al lungo elenco di HL che devo fare. Perché... Sì. Grazie, ci prendiamo, guarda, noi non gli mandiamo il Soda Stream che pesa troppo. Esatto, ma per lui lo facciamo, a dire la verità. No, eh sì, per poi DHL, capito, non prendere e portare, è complicato. Grazie ragazze, lo manderemo Soda Stream, sì, tutto quanto in realtà perché Slow Wine non c'è, però glielo faremo no, avere. No, il premio glielo facciamo avere. Sì, se sono... No, lo dico anche qui, i Macchia Nera Blog Award non avvisano i vincitori, ecco, quindi perché se no inizia a diventare no, io vengo solo se vinco. Ah. E però preferiamo che sia così. Allora anche è un se po' vincono più, non vengono, è un po' più cara. Risultato. Esatto, brava. Hai colto l'unica pecca della questione. Vabbè, ma non è un problema, noi siamo felici lo stesso, esatto, per loro. Allora, altra categoria, miglior prodotto sul web. Io pensavo di trovare delle cose che non fossero, perché sai che adesso tutti utilizzano la cucina, no? Anche, non so, la Nivea chiede una ricetta. Non si capisce per quale arcano motivo. A base di Nivea. A base di Nivea, non so, però fra un po', non so, saremo costretti a cucinare nei posti più strani, con gli strumenti più incredibili. Qui di prodotti invece alimentari si parla. I 10 candidati, Baci Perugina, Nespresso, Coca-Cola, Nutella, Luison, Pasta Garofalo, Magnum, Pasta Gentile, Mulino Bianco e Philadelphia. C'è un misto di prodotti utilizzati da gente che di cucina, se sì, intende, prodotti usati su, invece da tante persone. Allora, al quinto posto Coca-Cola, al quarto posto Philadelphia, al terzo posto Pasta Garofalo, per il secondo posto per Nutella e vince il miglior prodotto sul web, Pasta Gentile. Che dai! Il premio è qua. Il premio... Pasta Gentile c'è, un applauso, scusate, più forte. Tu sei Pasta Gentile. Lei rappresenta Pasta... Lei si chiama Pasta e Gentile di cognome. Ah, da parte dei social. Va bene, mi sembra proprio perfetta questa... Sì, direi di sì, insomma, sono qui a pennello in rappresentanza anche dell'azienda, oltre che come blog. Il tuo nome? Francesca. Bravo, che bel nome che c'ha questa ragazza. Ma tu pensa, l'abbiamo premiata per questo. Eccolo qua, apriamolo perché così si vede solo una scatola rossa e invece dobbiamo far vedere il Macchia Nera. Beh, ha battuto dei nomi. Tanto i voti doppi vengono annullati, quindi... E la cosa, insomma, ci ha lasciato abbastanza... Grazie. Ce la fai portare tutto, Francesca? Sì, ok. Allora, continuiamo. Noventicello, perché ieri... Da Roma l'ho portato, esatto, il Solentino. Allora, miglior campagna food. I 10 candidati erano Best Food...
The Candidate di Heineken e Visto che buono. Allora, io tutti i cosi che iniziano per aperi. Allora, quinto posto, Visto che buono. Quarto posto per The Candidate di Heineken. Il che vince, condividi una Coca-Cola. Anche ieri non c'erano, hanno vinto un altro premio, quindi glielo faremo avere. Glielo faremo avere. Eccoci qua, grazie. Il premio della per la Coca-Cola, condividi la Coca-Cola, glielo faremo avere. E Soda Stream pure. Pensa pure questo, mi sa che per DHL diventerà ricchissima questa spedizione, grazie. Tu ci scherzi, ma... No, no, io non ci scherzo, lo so, che è diverso. Allora... Miglior brand food. Ok. I candidati, Barilla... che vuoi dire? Che per premiarli abbiamo un premiatore di eccezione, ovvero il Manuel Graffetta, per dire. Abbiamo il sindaco di Rimini... Prego, sindaco, di nuovo! ...di tra di noi. Presentare... Io devo ringraziare quest'uomo perché la prima volta che me l'hanno presentato hanno detto: guarda, vedrai che è una persona con cui ti troverai molto bene, e devo dire che tutti i complimenti che abbiamo avuto per Rimini te li volevo proprio rigirare, perché c'è stato proprio l'entusiasmo per la location, quindi che dire, un connubio perfetto. Per la location anche per il sole, grazie. Grazie, ci abbiamo perché, lavorato. Lo so, l'immagine è stata dura, ma ce l'avete fatta, un weekend meraviglioso. Ti lascio allora candidati e vincitori. Allora, aiutami, se no faccio un po' di... Candidati qui sopra. Allora, i candidati sono Barilla, Italy, Ferrero, Martini, Mulino Marino, Mutti, Pasta Garofalo, Pasta Gentile, Perugina, Rigoni di Asiago. E poi... Adesso dal quinto al quarto, miglior brand food, quinto classificato Rigoni di Asiago, quarto Pasta Garofalo, terzo Pasta Gentile, secondo Ferrero e primo Italy. Chi ritira il premio per Italy? Il premio per Italy, dov'è? Sì, sei stato scelto, sei stato nominato. Sei stato prescelto. Vieni qua a ritirare, sindaco, questo? Però le dobbiamo dare, eccolo qua, il premio ce l'ha di là. Il premio vai. Ecco, premio Rimini Street Food. È il premio Rimini Street Food che va a Italy. Come miglior brand food. Aspetta che c'è anche l'altro premio. C'è anche un altro premio. Mi piace il sindaco, io quasi quasi lo porto al gambero rosso. Che sarebbe una splendida Moleskin, vero? Sì. Nera, classica. Cioè, questa è una Beer Journal. Ah, la Beer Journal, scusate, ma avevo sbagliato. sono tutte le varie Moleskin food. Tutte le Moleskin, perché si scrive solo sulle Moleskin food, sennò le ricette non si scrivono bene. Esatto. Grazie mille. Bene, grazie, ciao. Grazie, ciao. Perché non rimane qua, sindaco? Che tra l'altro ha la voce migliore della mia. Grazie, sindaco Andrea Ignassi. Allora, questa la spieghi tu. Miglior ricetta. Chi è che scriveva queste ricette? Racconta. Queste qua, allora, abbiamo detto, siccome al di là di quelle dei grandi chef ci sono un sacco di blogger che si cimentano in variazioni, invenzioni, vediamo se la rete... le idee chiare, gliene è rimasta una in testa. È stato difficile, immagino. Perché le persone potevano segnalare qualsiasi ricetta, quindi contarle e andarle a selezionare quelle che avevano votato, che avevano avuto più riscontro, è stato difficile, e queste erano quelle un po' più segnalate. Non so cosa ne pensi tu degli ingredienti, perché io da profano... So che sono lunghissime come titoli, quindi mettetevi l'anima in pace, io adesso ve li leggo. I 10 candidati erano cheesecake, mirtilli, cassis e di kebab. Poi chocolate fridge cake di A Modo Mio, confettura alla birra di Cucchiaio di Stelle, crema di melanzane al forno, ecco, con kermola. Io non so, ho chiesto in giro, qualcuno sa cosa sia la kermola? Però ha chiesto a me che... non ho idea, comunque, bulgur e labna, di labna, crema di nocciole e cioccolato all'olio d'oliva e dolci nella mente, gnocchi con crema di porri, il cibo vegetariano.it, mousse leggera al gianduia e dolci di pinella, pappa al pomodoro numero 5, cucina per impedite. Mi piace molto numero 5. Sì, esatto. Pesce bianco in agrodolce con il sistema delle ciotole cinesi, sailing and travel, e tagliatelle con cozze tarantine di
Live Milano. Milano, diciamo così? Live Milano. Live Milano. Allora, quinto posto, la ricetta di cibovegetariano.it, non ve la ripeto. Al quarto posto, la ricetta di Shebab. Al terzo posto, i dolci di Pinella. Al secondo posto, la ricetta di A Modo Mio. E vince l'Abna, ovvero crema di melanzana al forno con kermola, bulgur e labna. Non so se l'Abna c'è. Chi c'è? Paola, che non c'è. Non c'è? Lo ritiri tu per lei. Paola, vieni qua, dai. Cioè, Paola è a un grado di separazione da chiunque cucini nel mondo. Esatto. Quindi... Esclusi brand. Per lei non esiste la teoria dei sei gradi di separazione. No, lei ne ha uno. Lei arriva subito a uno. Eh no, vabbè. Io posso ringraziarti. Cioè, lei conosce anche Ratatouille, per dire. Sì. Non è che... Ce l'ha lì sul telefonino. Lei ha Ratatouille. Lei, cioè, Remy... Allora, senti, ma tu che sei tutto, che cos'è sta kermola che io mi sto cervellando? Qualcuno può googolare per favore? Cioè, per favore, cioè, oh, Chiara, vieni a raccontarci cos'è sta kermola che io ho. Se io non mi ricordo male, la cermula è un... Cermula, vedi, già la pronuncia era terribile. È un trito di erbe piccante della cucina persiana, libanese, del bacino del Mediterraneo. Non sono sicurissima, ma quasi. Beh, ma di sicuro meglio di noi che abbiamo detto kermola. Esatto. Ma noi labna hanno una connessione. Hanno un senso. Prego? Fantastico, okay. Grazie mille. Complimenti per labna e la sua ricetta con cermula. A questo punto, se c'è qualche marocchino in ascolto in streaming o vedrà il video, chiediamo scusa perché no, abbiamo storpiato il nome di un... Grazie, arrivederci. No, posso dirti invece grazie per tutto quello che hai fatto? Sì, assolutamente. Per questo Blogfest, Paola Succato è l'anima della Food Blogfest, è lei che ha insistito per farla, anche quando io dicevo ma dai facciamo un'altra festa nella festa. È pazza, però è bravissima e fa 600 cose e so. Multitasking. Ogni tanto manda dei messaggi che tu dici boh, che vorrà dire. Ma perché no, quello è che suo marito scusami, perché... sono in bicicletta perché sì. Secondo me le partono e non lo sa neanche lei perché. Esatto, sono sempre in bicicletta. È stato un grande piacere collaborare con bellissimo. Te bellissimo, sono stati tre giorni stupendi, veramente belli, intensi, con persone meravigliose, le avete viste qua anche oggi e vi ringrazio tutti. Grazie ancora. Allora, prossima categoria. Avevamo un miglior chef che abbiamo anticipato. L'abbiamo già detto, Massimo ma Bottura. Abbiamo miglior ristorante. Acci. Ah. Miglior ristorante. Le 10 candidature erano per Combalzero, Rivoli, Cracco, Milano, Da Vittorio, Brusaporto, Dal Pescatore, Runate, Do, Cornaredo, Enoteca Pinchiorri, Firenze, La Pergola, Roma, Le Calandre, Sarmeola, Osteria Francescana, Modena, Piazza Duomo, Alba. Secondo te hanno scelto bene i blogger nel candidare questi? Oddio. 10 Dici 10 li becchi per forza tutti? Beh, più o meno, dai. Okay. Poi c'è De Gustibus, io non mi... Allora, hanno votato però tra questi 10 candidati ancora e al quinto posto è arrivato Piazza Duomo. Al quarto posto Do, al terzo posto La Pergola, al secondo posto l'Osteria Francescana e vince Cracco. E quindi qui c'è stata l'inversione. Qui c'è Cracco stata l'inversione. Cracco batte Bottura in questo premio. Allora, il premio ci tiene un sacco a darlo Selvaggia Lucarelli direttamente a Cracco, possibilmente in una stanza con delle luci soffuse. glielo porta personalmente. Esatto. Ok, no, mi ha detto, perfetto. Io se vince voglio portarglielo. Bene, quindi, risparmiamo su DHL. Esatto. Lei incontra Cracco, tutto sommato mi sembra positivo. Non so se lo sai, ma è proprio uno dei suoi chiodi fissi. E quindi... Va bene, anche lì. Andiamo oltre. E dunque, prossimo premio, miglior rivelazione, food blogger. Ragazze, grazie che venite sempre su con i premi, tornate sempre giù. Anche perché ma è per vederle, No, in realtà ma sono è una scusa. Carino. Allora, miglior rivelazione food blogger, ecco qui. Le 10 candidature erano per Luca di My Cake in Luca. Ma ho sbagliato io. Scusami? No, è My Cake is Luca, nella fretta. My Cake is Luca. No, si vede che io... Lao Margot di Cucato, Rosa Celeghin, Anastasia Grimaldi, Federica Giff, Patrizia di Dolci nella Mente, Paola Succato, Ornella d'Aricello, Ornella di A Modo Mio, Claudia Magistro. E questa è la classifica.
Al quinto posto Luca di My Cake is Luca, vedi qui l'hai scritto giusto. Al quarto posto Paola Sucato. Al terzo posto Ornella di A modo mio, ed è già partito l'applauso perché si è vista la scritta. Seconda Federica Giff, e vince Rosa Celeghin. Eccola. Miglior rivelazione food blogger. Grazie, non ho parole. No, no, adesso ci devi dire un po' di cose, mica pensi che te la cavi così. Cosa, oddio. Non lo so. Ma quando scrivi tu, io mi domando sempre, ma i food blogger quando trovano il tempo per scrivere? Quando scrivi la notte? Quasi, quasi. Vero? La sera tardi, la mattina presto, sul pullman. Bellissimo. Cioè, momenti impossibili. Ma sei di quelle che quando ti stai per mettere a tavola dico, non toccare! Sì. Uno dice, oddio, perché? Sì, perché c'è Marco devo che mi segue. Devo fare la foto! Ma come devi c'è fare Marco la foto? Che mi segue, che mi sta fotografando in questo momento, che ovviamente si siede a tavola sempre... Col piatto con freddo. Il piatto freddo, sempre. Esatto. Mai vivere insieme a un food blogger. Esatto. Mangi tutto freddo. Esatto, perché io preparo in piatto e dico mangiamo qualcosa di caldo, dai, su, siediti. E lui, no, devo fare la foto subito, perché altrimenti poi si secca, si raffredda, non va bene, nella foto bello. Non viene bene. Quindi certo. Lui comunque che fa le foto... se ne intende più di me e ovviamente ci tiene di più al fatto che vengano bene. Bene, complimenti anche a te allora. Ringrazio tutti per il voto. Grazie a te, complimenti, continueremo a seguirti. Rosa, eccola qua. A te il Restaurant Journal, così quando andrai in giro potrai fare anche le tue recensioni. Il premio di Mastro 7. Il premio. La foto poi al premio, noi la vogliamo vedere sul blog. E poi... Soda Stream, eccola qua. Ce la fai? Grazie, ancora un applauso a Rosa Celeghin. Sì, è un inferno la vita dei compagni di food blogger, io lo so, perché devi fotografare il piatto, però non subito perché è troppo fumo, dopo troppo freddo. Freddo, c'è quel momento in cogli cui... l'attimo. Esatto, e tu mangi delle robe crude. È un classico. Allora, miglior food blogger, quindi non sono delle rivelazioni, sono delle certezze questi uomini o queste donne. Esatto, e peraltro abbiamo una premiatrice di eccezione che a cui facciamo fare gli onori di casa, Sara Roletto di Lenti, a cui cedo il mio microfono, Sara, perché vieni. Sicuramente avrà più voce di me. Allora Sara, com'è andato questo blog fest? Bellissimo, una bellissima esperienza, proprio un bel modo di entrare a contatto con tutti voi, coinvolgervi e soprattutto farvi assaggiare il nostro prosciutto, sapere cosa ne pensate, parlarvi dal vivo. Bello, bravi, grazie a tutti. No, grazie a voi, perché noi il prosciutto l'abbiamo assaggiato, gustato e ci è piaciuto anche molto, quindi grazie per avercelo fatto scoprire così di persona. Allora, vi racconto quali erano i 10 candidati. Chiara Maci, Flavia Di Misia, Giulia Scarpaleggia, grazie a Giulia Guardo, Ilaria Mazzarotta, Lorel Evans, Pietro e Francesca di Singer Food, Sandra Salerno, Soria Peronaci e Verusk Anconitano. Premio molto combattuto questo, ve lo dico. Sì, è stato sì, proprio sul... È il più ambito dopo miglior sito food. Certo, quindi è complicato. Allora, quinto posto, Chiara Maci, quarto posto, Pietro e Francesca... Singer Food. Sì, la ragazza food. Che è salita prima. No, quarto. Che è sì, già saltate, che avete già visto. E vabbè, ma se voi fate così che io vado a casa. Cioè, prendo la macchina e vado no, a casa. No, è PowerPoint che va da solo, quindi. Uffi. Vabbè. Tra l'altro, Giulia Scarpaleggia. Questa è anche una sorpresa come vittoria. Jules Kitchen. Non ho parole, dirai, no. Anche tu. No, davvero. No. Sono rimasta perché c'era Massimo Bottura. Quindi non ho parole, davvero. Non te l'aspettavi proprio? No, con quei nomi lì no. Senti, tu quando scrivi invece? Ma io durante il giorno. Meno male, va? Sì. La notte dormo. Dormi, ecco. Meno male. Sì. Grazie. Va bene, adesso complimenti, troppo emozionata per parlare. Prego. Vogliamo consegnarle il... Eccola qua, macchia nera. Premio, poi l'agenda Research Journal. E io le ali ho perse ieri sera. Senti, ma c'è un altro premio. Io ho in mente un po' che tu dovrai fare un po' di ricette e un po' di prove qua, mi sa. Perché guarda che cosa ti arriva, un prosciutto cotto. No, cos'è? Andiamo dopo. Come no? Sì. Pensa se avessi dovuto spedirlo, pensa se fosse partita, veramente Giulia. Ma lì io avevo la soluzione velocissima. Lo mangiavi, te lo portavi a casa.
Giulia, devi fare un po' di prove, aspettiamo i prossimi post su prosciutto lenti, ok? L'anno prossimo non la premieranno più perché dicono brava, però tutto prosciutto. Non verrà più votata, no, scherzo, invece con questo prosciutto. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie. Qui c'è stata la sorpresa, Dove, su Jules Kitchen? Sì, sì. Lo so, poi voi monitorate tutte le... Io di food, come sai, capisco un po' adesso. Perché vabbè, dopo anni mi sono formato anni... nei primi 4 anni di fidanzamento sulla Bibbia del Gambero Rosso, cioè te e tutti gli altri. Sì, noi ci siamo conosciuti in tempi non sospetti. Ma molto non sospetti, sì. E peraltro grazie a Selvaggia Lucarelli. Peraltro grazie a Selvaggia Lucarelli, esatto. Allora, miglior sito food, anche questo sarà stato un premio. E questo è il premio dei premi. Sono i due premi, sito e blog. Sì, ma io mi metto qua perché sennò Paola mi frega. No, allora... Non ci provare stavolta. Non scrivere niente. Non fare il terzo click. Basta, stai ferma. Allora, ve li leggo. I 10 candidati: Di Sapore, Giallo Zafferano, Gusto Blog, Jules Kitchen, La Cucina Italiana, Labna, Lei Foodie, Slow Food, Sorella in Pentola, Un Tocco di Zenzero. Al quinto posto, Un Tocco di Zenzero. No, ti sto guardando. Al quarto posto, La Cucina Italiana. Al terzo posto, Labna. Al secondo posto, Jules Kitchen. E vince come miglior sito food... Adesso puoi andare? Vai. Che c'è? Ora 4, non andrà 3. Mai più. Giallo Zafferano! L'ho detto in tempo. Sì, però pure voi, No, loro sono abbonati, Sì, tutti gli anni li abbiamo. Giallo Zafferano, ragazze. Però, no, mi scherzo. Hanno detto che sta arrivando il mobile. Sta arrivando il mobile per i premi, sì, perché non so, cioè, per forza lo dobbiamo fare apposta. Grazie. Eccolo qua. No, davvero. Vuoi ringraziare qualcun altro dei vostri fedeli lettori? No, tutti quelli che ci hanno votato e ci seguono giornalmente, quindi a loro grazie. Grazie a voi. L'altra Soda Stream vi serve proprio? Proprio. Cioè, questo è quello gli abbiamo dato diverso. L'altro era sul cioccolato, mi sa, il primo gli abbiamo dato. Ah, sì, è vero, sì. E quindi questo è sul ristorante, quello ce l'avete diversa? Due mole. Vai, adesso avete una macchina per tornare indietro? Senza siete in treno? Bene. Sono in treno, beh, bellissima. Con la Soda Stream in treno. E ci sarà un vagone tutti di gente, pieno di gente con questi premi, sì, così con le scatole rosse in mano. Eccoci qua. No, lo sai che abbiamo finito? Abbiamo finito. Sì, sei sopravvissuto anche quest'anno. Sì, con questa voce. Voce. Non si direbbe dalla voce. Che cosa? Che tu stia che bene. Sono sopravvissuto. No, esatto. Infatti non sto bene peraltro. Allora, fatemi salutare. È sempre un piacere essere qua con voi. E chissà che prima o poi un giorno mi metta a fare qualcosa anch'io sul web. Dovresti. Perché ci ho fatto tentativi, ma ci vuole troppo tempo. Li ammiro tutti perché molti di loro lo fanno veramente per pura passione, quindi ritagliano del tempo, delle cose magari quotidiane. Complimenti, è sempre che molto poi tu divertente. Sei sul web da un sacco di tempo, sì, ma esatto. In realtà no, io volevo veramente ringraziare Francesca perché a parte che veramente ci conosciamo da tempo, è sempre per un caso. Non solo grazie a Selvaggia Lucarelli, ma e ci tengo sempre ad averla perché secondo me è una delle facce migliori che parlano di cibo in televisione. Grazie mille. E in più è brava, quindi grazie. Che dire. Appuntamento all'anno prossimo. Appuntamento all'anno prossimo. Qui. Qui ovunque sceglierà il comune. No, noi qui nel senso qui a Rimini. Qui a Rimini, sì. Ragazzi, non ci spostiamo da Rimini, sappiatelo. Ci vediamo l'anno prossimo, grazie a tutti. Grazie a tutti.